Rieccoci nuovamente a Yalam, andiamo a lasciargli l'asta al nostro amico, nella speranza che ci dia qualcosa di nuovo. Vediamo che cosa ha tirato fuori. La dragoasta, oh, bella. Scatena gas dell'età, 354 e 336, due punti di differenza, non male in realtà, non male per niente. E nonostante lei, beh, in realtà ci guadagna lo stesso Jenna, stavo pensando di dare questa qui a lei, quella che abbiamo appena ottenuto, e questa qui che aveva Sara, di lasciargliela. Però alla fine 351, hai voglia, la nostra Jenna tira già delle slack da paura, quindi 50 punti in più. Che poi ricordiamo che in tutto questo lei ha ancora la corona di spine che le aumenta l'attacco, quindi quello più sotto è lui, porello. Fatto ciò, fammi vedere un attimo, scusa. Ah, ma allora prosegue questo villaggio, c'è ancora della roba. Questo è un sole, questa è una stella e ci sono dei bambini. Vuoi ascoltare una canzone di Yep? Lascia che ti mostriamo. Venite qui. Ma perché Jenna? Se cerchi le stelle, se cerchi le stelle, vai a nord oltre i gemelli, superando i due mulinelli. Gira due volte attorno al tronco. Poi giri a destra. Di corsa vesto est, poi vai a nord superandone tre. Ok. La gira tre volte, aspetta le onde. Quando son ferme, corri a nord verso le stelle. Ok, quindi devi aspettare che si ferma. Se corri da folle e sbagli la via, incontrerai un'onda fatale. Qua hanno tolto la come si chiama, la rima. Vuoi ascoltare la seconda canzone? Vai pure. Se cerchi la luna, se cerchi la luna, devi proseguire. Guarda a ovest delle stelle e corri dritto oltre tre mulinelli, poi gira due volte. Ok. Di fretta, di corsa, vai verso sud e un mulinello a ovest. La gira tre volte, aspetta le onde. Quando son ferme, corri a sud verso la luna. Ok. Se corri da folle, sbagli la via, incontrerai un'onda fatale. Vai ascoltare la terza canzone, perché tanto, scusami. Per prendere il sole, per prendere il sole, vai al mare. Guarda a sud della luna e supera di corsa due mulinelli, poi gira due volte. Non capisco se davvero dobbiamo girare due volte per davvero, però questa è la mappa di Lemuria. Più in fretta, verso ovest, poi sei verso nord. La gira tre volte, aspetta le onde, quando son ferme, corri a nord, verso il sole. Non capisco se davvero dobbiamo aspettare tre volte, fare due volte, tutte queste cose qua. Yeah. Se corri da folle, sì, un'onda fatale. Pum pum pum. Finito. Questi sono i giochi per le canzoni. Se vuoi giocare ancora, dimmelo. Ok. Dobbiamo rivederla un attimo e capire il giro. Non mi aspettavo che effettivamente nel villaggio qua del fabbro ci fosse la soluzione per proseguire. Però a questo punto, prima di farlo, anche solo per completismo, dobbiamo andare qui. Gas dell'età! Ma dai, l'ha insecchito per davvero! Dai, che figata sti dettagli, la fine del mondo!
con le cascate che vanno, con il mare che va verso il basso. Tra l'altro, questa è una cosa che mi ricordo 100% del terzo gioco, quello del DS. In una zona in cui finisce effettivamente il mare, c'è una caverna, tu scendi e poi risali ed entri nella caverna. E tra l'altro siamo arrivati all'ultima isola. L'isola ai confini del mondo, tra l'altro. Perfetto, Pierce sale di livello, bravo, che ogni tanto ti serve. E... oh... un'altra roccia, la roccia è azzurra, quindi credo dell'acqua. Vediamo, perché lì ci sono altre isole, magari prima di andare qua dobbiamo fare un'altra cosa. Vediamo. Roccia dell'acqua, ovviamente. Ho l'impressione che dobbiamo congelarla. Che dici, Pierce? Vediamo. No, direi di no. Allora, vediamo questo villaggio. Le isole Apogee. Con i bonghi, molto carino. Vediamo il negozio. Che cosa vendi? 10.000, un'arma. Quindi, se non avessimo preso la porta nubi, probabilmente sarebbe stato il nostro acquisto. Ah, però della linfa vitale, volentieri, grazie. Questo l'accetto. Tanti soldi ce li abbiamo. Abbiamo anche i guanti bellici. Questi... ah, ok, no, aspetta, stavo ricordando se ce l'avevamo qui o nell'altra serie. Me li ricordavo, sti guanti. Beh, sono 15 di attacco in più. Vediamo, chi ne beneficia di più? Vabbè, noi siamo over level al momento a livello di attacco. Ma teniamo conto che anche lei non scherza mica. Credo che l'unico a beneficiarne effettivamente sia Pierce. Comunque, non andare oltre il confine orientale del mare. Là il mondo finisce, nessuno sa dove vada la cascata, ma non si ritorna. Vabbè, mettiamoci come al solito rivelazione per vedere se ci hanno delle medaglie di gioco. Cosa mi nascondi, vecchio? 32 monete, eh? Perfetto, vediamo cosa c'è da questa parte. Se si cade dalle cascate di Gaia, credi che si continui a cadere per sempre? Bella domanda. Dovremmo provare, poi ci fai sapere, eh? E questa? Se non c'è niente sull'isola dell'acqua, allora perché quei Moai fanno la guardia? Bella domanda, però questa pietrona gigante... stranamente non ci ridà i pipì. Di solito tutte le pietre giganti che abbiamo incontrato ce le ridavano se le toccavamo. Di qua? Si prosegue, perfetto. Allora, vediamo dentro sta grottina. Secondo me c'è il prete... esatto. Ok, qua dobbiamo usare fune, però dall'altro lato, quindi probabilmente è uno shortcut. Ah, ma buongiorno lei. Un digin di vento, è esattamente quello che ci serviva. Il problema è, come ci arrivo? Oh, una foglia di menta. Dobbiamo trovare il modo per arrivarci. Però se costeggi tutto sto pezzo, tu ci puoi camminare. Il punto è quello, però non c'è una via. Però aspetta un attimo. Stesso discorso dell'altra volta. Continuo a dimenticarmi del suo... perché è talmente ovvio. Cioè, tu vedi una spiaggia e non pensi di dover usare sabbia, che è l'opzione ovvia. Però non ci pensi, cavolo. Vabbè, andiamo a prendere quel digin di vento. Ah, perfetto. Ottimo. Le caverne Apogee. Quelli che c'hanno dietro qualcosa... si vede un po' di nero in più dietro. Perfetto. Quindi, per non rifare di nuovo vento dopo, proseguiamo da questa parte. Siamo arrivati? Ah, che bello. Vieni con noi? Ottimo, e non dobbiamo neanche combattere. Pam, 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 pam. Foschia. Foschia, foschia. Ti nasconde per non subire danni. Beh, diamolo a lei. Con questo lei arriva a 300 di vita. Non male. Mentre con fiore, se lo piazziamo noi, ci aumenta solo le statistiche. Se lo diamo a lei, aumenta solo le statistiche, però la bussa bella bella. E 6 di terra, 5 di tutti. Ottimo. Vediamo se da questo lato c'è qualcosa. Sì, c'è questo, perfetto, che è l'unico modo per risalire. E via, si risale. Giù. Ecco fatto. Allora, abbiamo visto quindi all'isola, l'altra dove c'era la roccia di acqua, che ci sono quelle testolone lì giganti che ci bloccano il passaggio. Questa però non è interagibile, quindi o gli facciamo piovere addosso o proviamo a congelarla. Vista che è una goccia, io credo la pioggia, però giusto per sicurezza, ovviamente. Va bene. Vediamo. Ha piovuto più del normale, questo vuol dire che qualcosa doveva succedere.
Perfetto. Grazie di averci fatto passare. Cosa è successo? La pietra non può aver ascoltato i miei desideri. Deve essere così. Allora forse dovremmo cercare di affidare più desideri alla pietra. Certo, bravo, inizia a pregare che magari qualcosa si esaudisce. Io intanto vado a riposarmi e inizio ad avviarmi. Però scusami un attimo, stavo vedendo che il villaggio prosegue da quella parte. Però scusami, è l'intero villaggio questo o... No, non c'è dell'altro dall'altra parte. Dall'altra parte finisce il mondo. Da quella parte lì ci sono altre case, però io non ho visto un altro ponte. Boh, sì, penso sia solo... Diciamo che tutta l'isola è loro. Dicevo, ci avviamo di già verso la nostra prossima destinazione.